Benvenuti di nuovo in questo serie di videoclip, il mio viaggio a Dio nel mondo molto secolarizzato. Stiamo parlando in questi ultimi videoclip di un esorcismo particolare che la Madonna perfino ha spiegato che è un grande dono per questi tempi, e si può capire anche perché gli esorcisti principali più importanti tutti dicono che il successo più importante del demonio è di aver convinto tantissime persone, cattolici tutti, che il diavolo non esiste, perciò l'inferno esiste, perciò il peccato non esiste e perciò non ci vuole più il Salvatore, non ci vuole più l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Così stiamo andando in questo particolare esorcismo che era una donna in Svizzera, che è posseduto e così hanno registrato l'esorcismo parola per pa parola. Così l'esorcista parla e poi in questa povera donna ha scoperto diversi diavoli, non soltanto angelici ma anche umani, e in particolare ha scoperto un prete dannato dentro questa donna. Così adesso, continuando, l'esorcista dice: "Di la verità, verdi garandir", questo è il nome del sacerdote, in nome, per la gloria di Dio, in nome di Gesù Cristo, della Santissima Trinità, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, niente altro che la verità e solo la verità. Verdi risponde: è una messiscena completamente riuscita della massoneria di dire sempre amore del prossimo, vivere nella carità, riappacificarsi l'un l'altro, perdonandosi e sostenersi a vicenda. E dove arrivano? Dove si arriva con questo sostegno e questa riconciliazione? Guardate la quotazione dei suicidi. E poi lui continua, e adesso si parla di questo tema di: se questi uomini vedessero dove è davvero il principale comandamento. Così lui continua dicendo: certo, è detto nel primo e più grande comandamento, è il prossimo tuo come te stesso, ma ciò viene dopo: amerai il Signore Dio tuo. Non si può davvero chiamare amore quello che questi preti vivono da anni. Questi preti che non sono mai ancora vissuti così male come adesso. Si deve cominciare soltanto qui. Si deve praticare di nuovo il principale comandamento e le prime frasi totalmente senza limiti. E allora questo: il prossimo tuo come te stesso sarà incluso da se stesso. Tutti i comandamenti, in modo generale, sono inclusi in questo principale comandamento, cioè amare di Dio. Se lo si osservasse, non si sarebbe costretti a parlare sempre di carità, d'amore del prossimo, di tentativi di riconciliazione e non so che cosa. Tutto questo sarebbe compreso nella sola visione di un'erba o di un ramo verdi, ma nulla di simile accade. Si discute solo e si parla sempre di assemblee ecclesiastiche e di conferenze episcopali. Perfino al vertice, a Roma, non si fa che parlare, dibattere, discutere, esaminare, fare adottare e ancora blatterare. Sopprimere ancora qualcosa e lasciarla ancora passare, sicché infine sono state soppresse e lasciate passare tante cose che ciò non può assolutamente più durare dinanzi a lui lassù, e lui con gesto verso l'alto. Perché lui lassù non è soltanto misericordia, ma è anche giustizia infinita quanto misericordia. Questo io l'ho visto, io, e lui piangendo attraverso questa donna, piangendo, io, verdi, verdi.
Ho dovuto farne l'esperienza io stesso. Se avessi solo lui, sì. E poi l'esercizio interviene di nuovo, dice: Garandur, di la verità, solo la verità, in nome di Gesù e della Santissima Vergine Maria. Adesso lui continua, si comincia a parlare del il vero amore del prossimo e strappare le anime dall'inferno col sacrificio. Ecco, adesso lui continua in questo. Lui dice: se solo fossi vissuto meglio, sto parlando di se stesso, se avessi praticato la virtù, se solo avessi pregato di più, se solo avessi fatto penitenza, se solo avessi cercato di amarlo, lui lassù, se solo avessi detto: io ti seguo in croce, dammi croci per le mie pecore, per quanto posso sopportarle, affinché ti segua. Tutto questo ho dimenticato di dirlo. Tutto questo ho dimenticato di dirlo quando ho smesso di volerlo dire. E anche la maggior parte dei preti di oggi dimentica di parlare dell'imitazione di Cristo, della via della croce, e di dire che si deve fare penitenza ed espiare per gli altri finché non si perdono. Questo non è detto. Dovrebbero gridare dall'alto del pulpito: voi laici, fate penitenza, sacrificatevi per gli altri, quando vedete che affondano nel fango del peccato. Sarebbe il più grande amore del prossimo. Ogni altro amore del prossimo, come portare da mangiare, procurare vestiti, cercare case, e poi la pausa, e poi l'esercista interviene di nuovo e dice: di la verità e solo la verità, Garandur, per la verità in nome di Gesù Cristo. E il prete dannato dice: Verdi, tutto questo cade in rovina. Certo, è necessario a sostentamento della vita, ma normalmente è Dio stesso che lo dà, soprattutto nel nostro tempo e in Europa, dove la maggior parte della gente ha abbastanza da mangiare e dove i salari e il tenore di vita sono così alti che tutti se la cavano in qualche modo. E lui continua: non si deve vantare come la cosa essenziale, che bisogna aiutarci a vicenda e sostenersi e astenersi, visitarsi reciprocamente e venire in aiuto gli uni gli altri. Certo, bisogna aiutare chi è nel bisogno, ma lo si mette troppo in rilievo. Si dovrebbero gridare dall'alto del pulpito: laici, sacrificatevi per tale e tale altra anima, perché è in pericolo di peccare. Pregate per lei, accendete candele benedette, fate il segno della croce su quest'anima. I laici possono anche questo. Non hanno l'alta potenza della benedizione del prete, ma fare un segno di croce sugli altri, qualsiasi laico può farlo. Meglio è che prendano per farlo un crocifisso o il rosario e che gettino anche da lontano acqua benedetta su questi anime. Non è esagerazione. Ogni laico può farlo. E questo porta inoltre certe benedizioni. Egli non deve dire: sono potente, posso benedire, o che so ancora. Può farlo in silenzio, ma porta comunque sia benedizioni, e noi giù nell'inferno dobbiamo ritirarci. Si dovrebbero predicare, e lui dice con voce forte: si dovrebbe predicare, non voglio parlare. Così di nuovo esercizio interviene per costringere di andare avanti, e lui dice: in nome di Gesù Cristo, nella Santissima Trinità, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Verdi Garandir, di la verità e solo la verità per la gloria di Dio. Finisco qui questo video, continueremo nel prossimo. Dio vi benedica e Maria vi guida.